Il film Westland è sicuramente una storia particolare perché parla della più grande discarica del mondo, periferia di Rio de Janeiro, dove migliaia di persone raccolgono e fanno la raccolta differenziata a mani nude. Un'esperienza assolutamente lontana dalle nostre vite, nel senso che noi, per quello che riguarda la raccolta differenziata, è spesso associata ad una pratica noiosa che costa e che ci chiediamo perché dobbiamo farla. Ecco, c'è una frase di Vic Muniz quando parla dell'arte, che l'arte è capace di trasformare i materiali in un'idea. Ecco, forse anche noi, nel fare la raccolta differenziata, nel cercare di ridurre i rifiuti, dovremmo cercare di trasformare un po' di più quello che facciamo in un'idea anche di un mondo più pulito o comunque anche di un futuro migliore. E in questi giorni, da oggi, abbiamo portato in Piazza 20 Settembre un'installazione particolare, al cui interno ci sono dei video fatti appunto da videomaker delle varie mediateche con i quali siamo entrati all'interno degli impianti che fanno trattamento rifiuti, ecco, per far vedere alla gente dove va a finire anche tutta i frutti della raccolta differenziata. È stato un po' quello che ci è stato chiesto negli eventi dell'altro anno dai cittadini, abbiamo cercato quest'anno di rispondere in questo modo. Ci sarà poi l'evento di questa sera, quindi la serata sull'amianto, e per poi continuare tutta una serie di collaborazioni sempre assieme a Cinema Zero, anche con la produzione di spot video assieme alle scuole.